Mister, buonasera. Buonasera. Sulla carta era una gara, tra virgolette, di normale amministrazione, poi il campo è tutt'altro, avete fatto fatica e molta. Sulla carta l'avete detto sempre voi, perché lo ricordiamo che domenica scorsa la Ponte San Pietro fino all'87esimo facevamo una buona col Palazzolo. Quindi noi sapevamo benissimo dei rischi di questa partita, di come venivano a affrontarci, che si chiudevano praticamente in 9 sotto la linea della palla. Non siamo stati bravi, secondo me, più 10 minuti, quarto d'ora che abbiamo avuto delle occasioni importanti. E poi dopo la partita non siamo riusciti a sbloccarla, è diventata complicata. I ragazzi però li posso recriminare solo, non sicuramente sull'atteggiamento e sulla voglia di lottare e combattere, ma negli ultimi 30 metri dobbiamo sicuramente migliorare per essere più pericolosi. Secondo lei cos'è che è mancato? Il gol. Il gioco, no, le occasioni, io non ho segnato una parata né dal portiere De Senzano né dal portiere Bonardi. Ma io per dopo 4 minuti ha fatto una grande parata, ho visto 2-3 tiri dal limite che abbiamo preso la porta, 3-4 volte il terzino loro è arrivato in calcio d'angolo, per me non sono occasioni ma sono presupposti per fare gol. Quindi lei si ritiene soddisfatto di fare gol? Molto. Volevo chiederti i cambi, ti aspettavi che avessero magari qualcosa in più, a spogliare Bianchetti sulle fasce, tassero di più l'uomo? Sicuramente Bianchetti è entrato bene, ha fatto quello che doveva fare, sia con la palla senza palla. Spaviero sicuramente può fare di più, ma deve capire che deve giocare anche più per la squadra, perché se lo conoscono ormai, lo raddoppiano, quindi deve cercare di trovare altre soluzioni quando trova queste squadre che si mettono tutti sotto la linea della palla. Campo aperto è un altro discorso. Conto 8 corner collezionati nella partita. Qualcosa, non siete ancora riusciti a trovare uno schema, qualcosa per sbrogliare la situazione anche sui calci piazzati? Quello è sicuramente cruccio, non so come definirlo. Questo è qualcosa che sicuramente ci manca, perché anche le squadre, soprattutto sopra di noi, sbloccano queste partite su qualche calcio d'angolo e punizione. Non era facile, anche loro marcavano la zona, tutti dentro la linea della palla, e anche la struttura della mia squadra non mi consente, certo, grande fisicità. Mister, secondo lei la sosta vi ha fatto male? La sosta? La sosta del campionato. Ma secondo me no, perché comunque abbiamo lavorato anche tanto, quindi magari ci può stare che oggi negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, eravamo un po' pesanti. Ecco, secondo lei chi è stato il migliore della sua squadra? E? Il migliore? Il migliore della squadra. Sì. Io non do migliori o peggiori, dico che tanti, io guardo il complesso e non siamo stati né lodi né infami. Tra virgolette, una consolazione è non aver subito un gol per la terza giornata consecutiva? Se guardiamo mezzo bicchiere mezzo pieno, sicuramente sì, ma questo sappiamo che è anche la forza di questa squadra, perché ne abbiamo presi sicuramente pochi di gol. Dobbiamo cercare di, ripeto, negli ultimi 30 metri di essere più incisivi. Pallosi, un giudizio? Bene.